Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti, come vi avevo promesso, nel room tour, anzi questo è il tour della suite presidenziale dell'Hilton Doubletree qui a Dubai. Ci hanno dato la stanza più bella, più grande, più lussuosa, quindi anche noi siamo rimaste veramente piacevolmente colpite e devo assolutamente farvi un video dedicato per farvela vedere, perché più che una stanza è un vero e proprio appartamento, è più grande del mio appartamento ad Amsterdam, quindi abbiamo più entrate, in realtà lì ce n'è un'altra e ce n'è un'altra ancora più in là, però entreremo da questa che è l'entrata principale, appunto la porta più grande. E siamo al, che piano siamo? 23esimo piano, l'ultimo piano, infatti la vista ragazzi è qualcosa di pazzesco. Ah, aria condizionata. Benvenuti nella nostra suite, se la suite presidenziale. Allora, qui entriamo e siamo in soggiorno, direi. Questa è l'entrata. Allora, qui abbiamo una working station, diciamo. C'è appunto la scrivania. Mi piacciono anche tutti gli oggettini che ci hanno messo, che richiamano molto appunto questo tema arabo, così un po' da mille una notte. Alcune cosine mi piacciono un sacco. E qui c'è appunto la nostra scrivania, dove ho appena montato il video che però per voi è andato online ieri, me l'ho appena montato, caricato, programmato. E qui potete già vedere la splendida vista che c'è. Adesso dietro di me, probabilmente per la luce forte non vedrete, mi sposto così potrete vedere la vista. Comunque questo è il nostro soggiorno. C'è una delle tre TV, quante ne abbiamo? Tu ne hai una in camera? Io sì, ho una in camera, sì. Così un'altra, quindi una delle tre TV. Sì, qui ci sono insomma i divani, le poltrone. Una cosa che vi dobbiamo assolutamente far vedere è la creazione dello chef che è venuto a conoscerci e ci hanno dato veramente, ci hanno fatto questa creazione stupenda, meravigliosa ragazzi, che sta a simboleggiare, visto che questo hotel si chiama Doubletree, quindi tree albero, qui c'è un ramo e questi due fiori, questa è una creazione interamente fatta di cioccolato, e questi due fiorellini siamo io e Laura, e ce l'ha detto lo chef che questa cosa l'ha creata, ed è una cosa veramente, cioè, bellissima. Lo mangiamo o non lo mangiamo? Ancora non abbiamo deciso. Mi dispiace. Adesso mi sposto così vedete la vista, perché se ci sto io davanti abbiamo visto che non si vede nulla. E questa ragazzi è la vista dal nostro soggiorno. Qui c'è Downtown Dubai davanti a noi. Non conosco abbastanza bene per potervi descrivere tutto, però sì, lì c'è Downtown, si vede dai grattacieli. C'è un po' di foschia oggi, però mamma mia che impressione mi fa, io soffro di vertigini, non ce la faccio. Proseguiamo, andiamo, già che siamo qua, andiamo nelle mie stanze, nei miei appartamenti. Da questa parte ci sono appunto i miei appartamenti. Entriamo. Entriamo. Già questa stanza, cioè già qui è enorme, e qui in realtà all'inizio ogni stanza ha la sua cabina armadio. Infatti stavamo pensando io e Laura di stabilirci qui più o meno 6 mesi, stiamo ancora valutando. Questa è appunto la cabina armadio, che è gigantesca, abbiamo veramente tanti, cioè questi sono solo per me, tutti questi armadi, una cosa incredibile. Qui vabbè c'è la mia borsa, ma abbiamo messo in ordine apposta per farvi vedere tutto quanto, a parte questo armadio che si è aperto. Allora, questo armadio si è aperto da solo e ieri le luci si sono spente da sole, quindi io non lo so veramente se c'è qualcosa che mi perseguita. Comunque sì, anche da questa parte abbiamo altri armadi, questa stanza è pazzesca. Qui c'è la specchiera, insomma la make-up room, qui ci sono i miei beauty case, non mi sono ancora truccata, siamo arrivate stanotte, quindi tutto è ancora abbastanza, appunto non ho ancora aperto tutto quanto, comunque qui c'è la specchiera dove mi trucco. E poi da questa parte c'è il letto, per la prima volta ho dormito, se non sbaglio è la prima volta che dormo in un letto rotondo, è stato veramente qualcosa di molto interessante, strano. E sì, e come potete vedere
anche dalla mia stanza la vista è spettacolare, veramente spettacolare. Tanto che io non riesco quando apro le tende, ho aperto le tende stamattina, ho avuto gli sbarioni, giramenti di testa, perché appena svegliata a guardare giù per qualcuno che soffre di vertigini è abbastanza provante. Si dice provante, insomma, lo è stato. Solo che ho rischiato di trovarti per terra. Sì, cioè se la mattina non mi vedi che non mi Sono anche presento di se. lavini, che mi trovi qua così, tipo Dio. Comunque sì, ragazzi, questa è la vista pazzesca dalla mia stanza, è stupendo. E qui abbiamo la seconda TV, che useremo poco perché il nostro programma è piscina, esplorazione, piscina, foto e ancora piscina. Sì, molto carini anche i nightstand, i comodini, che hanno questa forma di proprio di valigia, molto molto belli, devo dire, e nuovissimi. E poi da questa parte andiamo nel mio bagno, perché ognuna ha il suo bagno enorme, ragazzi. E qui, tra l'altro, il bagno ha due entrate, ce n'è una di là e una di qua. Non ci ho fatto neanche caso. E qui appunto questo bagno è meraviglioso, io amo il marmo e lo trovo molto molto elegante e secondo me sì, è uno dei bagni più belli che io abbia mai visto. La doccia, notare, adesso è bagnato, non ci posso entrare, ma notare che la doccia è... È grande come il secondo bagno di casa mia. Dove tengo la matrice. Cioè, sì, veramente anche come il mio. La doccia è praticamente grande come il mio bagno intero a casa. Io mi sono fatta la doccia e mi sembrava di farmi la doccia in stanza. Cioè, è strano, ma sì, bellissima. Qui abbiamo la vasca che non abbiamo ancora provato, ma proveremo, magari per qualche foto, vediamo. E poi qui abbiamo, beh, qui c'è il vicino, insomma. Anche questo è una Grande cosa come un bagno. enorme, cioè veramente una cosa gigantesca e anche qui dettagli in marmo ad oro. E poi qui abbiamo la sauna privata, eccola qua. Io ovunque vado c'ho una sauna, pure a casa, ma non le uso mai per la pressione bassa, ma direi che questa volta possiamo fare uno strappo alla Un'eccezione. regola, al massimo ci trovano svenute. Però sì, anche questa è nuovissima. Io non la so usare, dovrei insegnarmi tu, Laura. C'è la sauna in Però sì, bagno. questa è la... Ah, è troppo bella comunque. Dovresti fare dei film. Ok, quindi veramente bagno fantastico, doppio lavandino con il fiore fresco, adoro. Sì, questi sono tutti i prodotti che mi sono portata, ragazzi. Per fortuna ho tantissimi mini size. Questi sono tutti mini size di Hello Body, super comodi quando viaggio. La crema contorno occhi che mi ha consigliato Gianmarco Zagato, che sto amando. E poi naturalmente i miei sieri ciglia, qualche altro prodottino, maschera idratante rinfrescante per il viso. Shampoo secco, anche questa versione mini. Questa è una maschera di Drunk Elephant, una maschera idratante che sto amando in questo periodo. E poi qualche prodottino per i capelli, l'olio di Gisù, lo conoscete tutti. E questi sono i due SPF per il viso, che qui ne ho altri nell'altra borsa, però questo è quello che ho applicato poco fa di Chanel. E poi naturalmente le mie vitamine Unicorn Vegan di Herbarst. Le vitamine per i capelli che però sono tipo caramelle gommose, le adoro. E poi profumini, ho portato questo di Chanel, questo mini, che è un miracolo, non si sia aperto, non so come. E poi ho quest'altro mini di Cartier, che è anche molto buono. Acqua micellare, crema idratante per il corpo di Pixi, un profumo buonissimo di rosa. E poi balsamo labbra, anche questo di Hello Body, è il Rainbow Rich. E sono fantastici questi balsami labbra, davvero. E questo è quanto per il mio bagno e per i miei appartamenti. Andiamo negli appartamenti di Laura. Andiamo. Vi
accompagno. Voi dovete sapere che se noi ci parliamo da una parte all'altra di questo appartamento non ci sentiamo. Questa è la valigia che ho portato, che finalmente a Dubai l'ho portata, che in realtà quando viaggio da sola ho sempre paura di usare questa valigia, porto sempre quella nera classica, però stavolta mi sono fatta coraggio ed ho preso la Louis Vuitton. E questa invece è la borsa Dior personalizzata con il mio nome, che ho preso per la piscina, insomma per il mare qui. Quindi proseguiamo appunto verso gli appartamenti di Laura e ritorniamo, che vi dobbiamo far vedere ancora la sala da pranzo e la cucina in realtà. Mamma mia, questo video durerà mezz'ora, lo sai? Sì, va bene. Allora, qui siamo ritornati dove eravamo prima, lì c'è appunto il soggiorno con la nostra creazione al cioccolato che avete visto, con la vista pazzesca sulla... Lì penso ci sia la marina, giusto, perché si vedono tutte le navi, gli yacht. Non abbiamo ben capito dove siamo noi in questo momento, dobbiamo ancora fare un po' mente locale. Questa appunto è la porta d'entrata che abbiamo visto prima, lì c'è la scrivania. E adesso proseguiamo, qui in questa porta c'è la cucina. Non lo sapevo neanch'io e non ci serve praticamente, però questa stanza che è così bella ha anche una cucina personale. Qui quando abbiamo fatto il check-in ci hanno dato questi cookie caldi, buonissimi, chocolate chip. E abbiamo la nostra acqua, la macchinetta per il caffè e qui c'è il bollitore per il tè. Abbiamo un sacco di spazio che però noi non utilizziamo perché insomma, voglio dire, non cuciniamo particolarmente. C'è addirittura, ragazzi, il microonde. Cioè, pazzesco, ma c'è anche il microonde. E questo è il frigo, vero? Sì, sì. Qui ce n'è uno proprio grande. E poi qui invece vi dicevo che ci sono più entrate in questo appartamento, perché chiamarlo stanza non ha senso. E questa è l'altra entrata, appunto, la seconda delle tre entrate, ma si può entrare anche da qui. E adesso usciamo dalla cucina e vi faccio vedere, questa è la zona pranzo barra bar, perché qui barra abbiamo, meeting, abbiamo sì sala meeting, è molto molto bella con questa vista, ragazzi, che non vi devo dire niente perché penso che parli da sola questa vista. Qui abbiamo questo veliero che so che non c'entra tantissimo, però per me è bellissimo, quindi apprezzo moltissimo queste decorazioni negli hotel. E qui abbiamo il nostro bar, praticamente qui ci sono le sedie alte e qui c'è il nostro bar, se vogliamo preparare qualche cocktail, non siamo capaci ma non fa niente, facciamo finta di sì. E anche qui mi piacciono un sacco queste decorazioni, stile molto arabic, molto, sì, da mille una notte, mi piacciono un sacco. OCD, rimetto a posto. E poi qui iniziano gli appartamenti di Laura. Quindi entriamo a posto. Io ho anche il bagno per gli ospiti, scusa. È vero, tu ne hai due. Ma non agli ospiti. Tre bagni abbiamo, ragazzi, veramente. Qui, sì, qui c'è il bagnetto per gli ospiti, bagno di servizio l'hanno chiamato. E che qui negli Emirati Arabi hanno, sì, al posto del bidet hanno queste, tipo questi spruzzini accanto a ogni bagno. Quindi sì, questo è il primo bagno, quello di servizio piccolino. E proseguiamo. Qui c'è la stanza di Laura, anche questo, qui ci sono più o meno 37 gradi, sono 15, quindi abbiamo 37 più o meno perché Laura ha freddo. E qui abbiamo, qui ci sono due letti, infatti sto pensando che non mi va più di dormire di là da sola. Vieni da me! Ma sai che ieri sera ti chiamavo e tu non mi hai sentito? Non ti sentivo! No, ho detto forse dorme, lascio stare. E sì, veramente la vista di qua forse è ancora più bella, un sacco di piscine sui tetti, è bellissimo, lì ci sono tutti i grattacieli, stupendo. Qui abbiamo appunto la terza TV, Laura sta cercando in tutti i modi di vedere tutto perché è talmente gigantesca che è veramente difficile inquadrare tutto, e quindi sì. Altra TV, adoro il fatto che ci sia, come si chiama, il cannocchiale, sì, binocolo, cannocchiale, per guardare la vista fuori, figata pazzesca, ne ho uno anch'io di là in camera, bellissimo. E qui naturalmente, allora, prima vi faccio vedere il bagno di Laura, che forse è anche più bello perché ha la vista. Ma io non ho la sauna. Guarda, non la uso.
il divanetto. E tu hai il divanetto, vista meravigliosa. Per depilarsi comode. Fantastico, sembrava la pubblicità il divanetto. Depilati comoda anche tu. Guarda che bello. Poi qui abbiamo, anche qui ragazzi, la doccia è gigantesca, non c'è veramente non c'è altra parola per descriverla, è bellissima, gigantesca, anche questo bagno, adoro il fatto che sia tutto in marmo, la stessa vasca che avevamo nel mio bagno c'è anche qui, stupenda, e di là appunto c'è sempre questo, il WC che è qualcosa di enorme, con le porte trasparenti, però rende il tutto più spazioso, più grande, quindi in realtà... Io posso fare la pipì con vista. È vero! Hai visto? È vero. No, la sauna, anche io se la faccio la pipì. Molto bello, anche qui il doppio lavandino. Perché questo è un appartamento per 72 persone. Per 16 persone e ci siamo solo noi due. Bellissimo, perché c'è anche un sacco di spazio poi nei vari armadietti. E poi arriviamo... alla cabina armadio di Laura, che è questa. Ta-ta-da! Anche qui tantissimo spazio, ma noi non penso che lasceremo tutto in valigia, anche se ci mettiamo a mettere tutto a posto. Qui c'è sempre la sezione make up con lo specchio. Per me è lo scrittoio delle memorie. Ah, per dove scrivo le memorie? Questo è lo scrittoio delle memorie, dovete sapere. Hai già scritto qualche memoria? Ok. Là. No, prima si devono fare, poi ecco, infatti. E qui abbiamo appunto altra parte della cabina armadio. Che non useremo. Carino quel posto per le scarpe, però. Ritorniamo verso la parte, diciamo, di entrata, perché qui c'è in realtà un'altra parte di casa, dell'appartamento. Questo sarebbe il terzo ingresso, e vi giuro che è l'ultimo, questo è il terzo ingresso, e di là invece c'è la parte comunicante per l'altra suite, perché al 23° piano ci sono soltanto due suite, quindi metà, e questa è appunto comunicante con l'altra suite. Abbiamo provato a bussare, ma sembra non ci sia nessuno. Volevamo fare amicizia. Speravamo in quel cascinico fighissimo. Ma sono in piscina. Niente da fare. Ho visto che c'è Will Smith a Dubai, quindi stavo scherzando, magari c'è Will Smith di là. Però se c'è Will Smith ha la stanza più brutta, perché la nostra è la più bella, ci hanno detto che la più grande è la più bella. E questo, ragazzi, direi che tutto qui c'è di nuovo, la sala da pranzo che avete visto, non ci si stufa mai di questa vista pazzesca, veramente. Quante volte ho detto pazzesco in questo video? Lo so, troppe. Ma se voi foste in questa suite, penso che lo direste anche voi così tante volte. Quindi sì, e qua siamo di nuovo verso la porta di entrata, quindi adesso andatevene perché noi ci dobbiamo cambiare e andare in piscina. Quindi spero vi sia piaciuto questo video, mia family. Io vi devo dare sempre l'abbraccio. Bacio grandissimo, vi abbraccio forte. Vi aspetto domani, sempre puntuali alle 17:30. Ciao.